Noi abbiamo fatto questo intervento così per contrastare il fenomeno della contraffazione e che questa contraffazione praticamente è un danno all'economia sia per quanto concerne l'impiego o diciamo, nei confronti proprio delle ditte che sono produttrici di queste diciamo, sia di scarpe che borse e altro, sia nei confronti anche dello Stato per l'erario perché non vengono pagati nessuna tassa. E poi diciamo, abbiamo tanto preso tanti DVD, abbiamo preso altre cose come pirateria, in quanto non avendo il marchio della SIAE, la società italiana autore ed editore. Quindi questo diciamo, abbiamo fatto la comunicazione, o meglio, stiamo per trasmettere la comunicazione all'autorità giudiziaria, è stato posto sotto sequestro. Il tutto è stato fatto nei confronti di ignoti, in quanto questi extracomunitari hanno preferito darsi alla fuga perché per la quantità era previsto l'arresto in flagranza. È giusto che coloro che entrano nel mercato possano poter vendere i loro prodotti, ma è giusto che pagano le tasse che sono previste per la gestione dell'area. Quindi tutti gli abusivi sono contrastati perché è chiaro che non possiamo permetterci che all'interno del mercato si vanno a introdurre dei personaggi che possono vendere non soltanto senza autorizzazioni, ma anche della merce non legale. Infatti ieri ci sono stati due sequestri di merce contraffatta, che è stata immediatamente sequestrata. Questo è un reato penale, vorrei ricordare, ed è per questo che si è attivata tutta la procedura per poter effettuare sia il sequestro e fare le comunicazioni all'autorità giudiziaria.